Ciao ragazzacci, io sono Micio 25 e siamo qui su Twitch. Allora, intanto controllo sempre che tutto funzioni, parto sempre quei 10 minuti prima perché mi voglio sempre accertare che tutto funzioni, che tutto sia in regola, tutte queste cose qua. Quindi mi sembra che sia tutto che tutto sia funzionante, quindi perfetto. Ciao a quelli che sono arrivati prima, ciao a tutti. Aspetteremo 10 minuti perché comunque aspettiamo sempre 10 minuti. Oggi volevo portare questa live perché Train Simulator da solo non lo faccio mai, lo so già. Io parto, dico sì, trovo il tempo, lo faccio, like, tutto quanto, e poi non lo faccio mai perché Train Simulator è lungo. Già vi faccio vedere che se io faccio guida, sì, guida, non mi ricordo neanche più, e faccio carriera, mettiamoli per difficoltà, ci vogliono anche 215 minuti per farne uno, Quindi non è proprio una delle cose più veloci del mondo. Peraltro abbiamo fatto questo qui che era anche difficile, 25 minuti, non me lo ricordavo. C'è Roxas, non ci posso credere, oggi c'è Roxas. E oggi io vorrei partire, non lo so, anche con questa, 70 minuti, 70 minuti sono tanti, Questa qui l'avevamo già provata a fare l'altra volta, ma non ci eravamo riusciti per quel problema lì del, come si fa, quel problema lì dell'alerter. Peraltro ho collegato il controller, sì, e funziona, perfetto. Allora, Aerotrack, il multiplayer non c'è, mi sa, per Mac, c'è solo per Windows, quindi non vorrei dire una cagata, però sì, mi sa che c'è solo su Windows. Non so, aiutatemi voi a scegliere, se volete vedere London. Ah, intanto mi prude l'ascella, non so perché. La connessione gli dà problemi. Roxas, devi vedere qua a Bologna quanti problemi ci abbiamo col temporale che è uscito giù. Questi qui rossi, difficoltà 5, non li faremo mai, perché sono veramente troppo difficili. Non so, fatemi sapere se volete Donner Pass, cioè tu qualcosa del Donner Pass, qualcosa dell'Hamburgo to Hannover, o Hamburger, chiamavolo Hamburger, oppure London High Speed. Non lo so, potremmo fare anche questa. Fra da Pancras, intanto mi prende ancora sotto l'ascella, è una cosa incredibile. Che cos'è? Si vede, si sente a scatti. Non, falla di giorno. Sì, di giorno sicuro. Di giorno facciamo di giorno perché di notte non si vede niente. Io voto hamburger. Si vede a scatti. Prova a cliccare la rotellina e a vedere se riesce a selezionare. No, sapete perché non me lo fa selezionare? Perché quello lì, come si chiama? Sono quelli di Twitch. Non avendo io un Twitch Premium, non avendo questo Twitch Premium, non mi dà il server quello buono. Quindi non si vede, si vede, non si capisce, non si vede bene. Io potrei provare a cambiare se a me va tutto bene, però qua dicono che va tutto bene. Insomma, io vedo tutto bene. Io purtroppo è un problema dei server di Twitch. Quando un server è un po' sovraffollato, ti toglie quel problema lì. Non è un problema neanche, non mi posso fare Twitch Premium. Twitch, per avere quella cosa lì devi farti, non sarebbe neanche un problema per me, perché comunque c'ho Twitch di Amazon e io c'ho l'Amazon Prime. Il problema è che per avere la possibilità di selezionare quelle cose lì, deve essere Twitch a darti il premio, non puoi fartelo tu. Peraltro, Aler, è che la pubblicità neanche io su Twitch non prendo, cioè non guadagno niente, cioè neanche su YouTube, però la pubblicità la incassa tutta Amazon, la incassa tutta Twitch, che comunque è la società di Amazon. Ancora 5 minuti, qua mi metto di fare o hamburger o quello veloce. Allora, hamburger, vediamo cosa c'è da hamburger. 55, qua sono tutti difficili qua da hamburger. Vorrei evitare di farne uno troppo difficile, perché poi 4 già questo qui è un po' difficile. Ciao a tutti quelli che stanno arrivando, è un po' difficile fare un. Volevo fare hamburger, ma se noi facessimo questo Donner Pass, co come lo vedete? Estate sereno alle 10. Allora, sì, avevo 25 euro per il C920, me li ha azzerati. Comunque ci sono sempre là, non mi preoccupate. Non è quello il problema. Si è bloccato. Cavolo, quanto mi dà problemi Twitch ultimamente. Dovrei chiedergli se mi danno la possibilità di avere i server sempre quelli là più veloci, però dovrei avere tipo, che so,
10.000 iscritti e poi te li danno. Sì, quello giallo sotto la stella dell'hamburger. Allora, andiamo a vedere cosa c'è ad hamburger. Questo qui, sereno, si potrebbe anche fare questo. Il treno non è velocissimo, potremmo cambiare orario? Non lo so. Vediamo cosa hanno fatto, tutti mille hanno fatto. Cioè, guardate quante persone sono riuscite a farlo perfetto. Solo io non riesco a farlo perfetto, sto cazzo di gioco. Da me piove, da te... Pioveva fino a poco fa, ma c'è un tempo bruttissimo a Bologna, che è una cosa incredibile. Quindi, è un po' così e così il tempo. Io provo ad aggiornare la pagina un attimino, vediamo un po' quello che mi dice. Io penso che non aggiornando la pagina, perché comunque tengo la Firefox aperto per vedere la chat, si vede bene. Ok, perfetto, meno male che si vede bene. Mi fa piacere, che speriamo sempre che... Dobbiamo stare un po' al volere di Twitch, non ci posso fare niente, mi piacerebbe tantissimo. A Roma c'è il sole, bene, Bologna fa schifo, già fa un freddo cane. Se pensate che per esempio in Calabria ci sono 27 gradi, porca miseria. Donazione, ma io non vedo niente, come fate? Perché me le devo perdere tutte? Che ho messo anche il cosino, perché me le devo perdere tutte? Ah, Leonida! Ciao Mito, ciao Leonida. Aspetta, questa è la cosa che mi sono inventato, fermatevi un attimo. Questa cosa qui l'ho vista, grazie Leonida, ma l'ho vista dalle Gamer Girl e mi sembra che piaccia a tutti i ragazzi. Quindi guardate qua, cosa non si fa, cosa non mi invento. Aspetta che non mi vedo più. Si vedono le orecchiette, sì, si vedono. Mi servirebbero le tette, ma purtroppo non ho le tette. Grazie Leonida. Mua! Questa cosa qui la farò per ogni donazione. Io l'ho vista dalle Gamer Girl. Mi sembrava piacesse. Che vi devo dire? Io l'ho vista lì, l'ho vista. Mi sembrava una buona idea rifarla. Peraltro le orecchiette le ho fatte io, quindi grande, grandissimo. Guarderò una live su YouTube. Ciao Island. Vai a lavorare, è giusto andare a lavorare. Peraltro, non scolleghiamo qui il controller. Allora, qualcuno mi diceva di FSX, non lo so, forse riprenderò a fare voli quando tornerà. Avete visto che esce X-Plane 11? Potrei ripartire con X-Plane 10 e poi passare all'11, che l'11 esce alla fine dell'anno. Mo' vediamo. Adesso FSX a me non tanto mi garba, ecco, perché comunque... Dopo che fai 100.000 cose, cioè, ciao Square, dopo che fai, peraltro ho detto due volte, perché saluto le persone due volte, non posso dire una volta sola, vabbè, lasciamo perdere. Allora, o mi dite di fare questo, allora io vi butto lì, fra 3 minuti partiamo, sono 15.27, o facciamo questo, 55, oppure facciamo, qual è? Aspetta, oppure facciamo questo West Slope Oil Cans. Scegliete West Slope oppure scrivetemelo con un commento. Lower Saxony. Vabbè, scegliete Hamburg. Quindi Hamburg quello da 55 oppure quello di Donner Pass da 55. Scegliete così. Qui in Bianza c'è il diluvio universale. Il diluvio c'è stato anche qui e penso che ritornerà a piovere di brutto. Su un server. Ma non lo so, Minecraft da fare in multiplayer, non so se sia Lower Saxony. Allora, qua mi dicono Lower Saxony, ok. Donner Pass. Siamo due lower e un donner. Tre donner, ok. Tre lower, voglio dire, non donner. Five West. Quindi siamo 4-2, Hamburgo, vince Hamburgo. Ok, facciamoci questo. Quindi faremo questo 55 minuti. Aiutatemi con i comandi perché io non tanto mi ricordo. Spero di non beccare quel bug come abbiamo beccato l'altra volta. Avete presente che c'era quel cartello con scritto 40, 60 e poi invece era un 40? Io queste cose qui non le capisco, però vabbè, è così. Peraltro dovrebbe uscire il gioco nuovo di Train Simulator e uscirà a fine dell'anno. Se non sbaglio, la fine dell'anno mi sembra di aver capito. Speriamo bene, perché queste cagate qui non mi dà proprio fastidio, delle cose dei cartelli, queste cose qua. Il prossimo semaforo è verde. Ok, mi fido che il prossimo semaforo è verde.
come fa a piovere? Piove in Emilia, piove. Peraltro fuori c'è un tempo, cioè lo sto guardando, ma pessimo, pessimo, pessimo. C'è una cosa incredibile, con questo clima qui ti viene voglia di morire, ti viene voglia proprio di morire con questo clima. Peraltro ho fatto la live e non sapevo che purtroppo quelli di Me La Godo facessero anche loro una live, sennò... non lo facevo io, cioè vi facevo seguire quella, però non fa niente, loro fanno Forza Horizon, io faccio Train Simulator, sono due cose completamente diverse. Servi vodka, vodka, no, perché si chiama Stemi. C'è la neve, no, ancora non c'è la neve, devo andare a fare il volontariato all'aperto. Qua a Bologna mi sa che il volontariato oggi all'aperto non se ne fa. Quindi torniamo al menu principale, così partiamo subito. Questo è il menu principale e partiamo da adesso col nostro viaggetto. Quindi mi piaceva di premere B, vai. Allora, quick drive, no, devo fare carriera, sì, dammi carriera e prendiamoci quell'hamburger. Hamburger, che è questo, 55 minuti, iniziamo. Questa macchina, questo qui è un macchinario, il BR101 di bug rosso. Non ne ho la più pallida idea. Sapete cosa volevo fare? Volevo provare a cambiare l'orario, ma non me lo fa cambiare. Perché non me lo fai cambiare? Vabbè, comunque si dovrebbe vedere, sereno. E partono da adesso anche i casini. Sì, anche da adesso partono i casini. Intanto c'è il caricamento. Io sto guardando che tutto funziona. Mi sembra di essere abbastanza a posto. Mi sento carico. Mi sono riguardato i comandi del controller. Il controller dovrebbe essere carico. Al massimo si scarica e lo attacco subito. Ok. Non devi più lavorare. Ottimo, ottimo. Vai a 250. Con questo treno la vedo veramente difficile andare a 250, quindi mi sembra un treno molto più lento dei 250, non mi ricordo come si faceva a vedere. Ok, devo partire subito. Ok, questo pomeriggio devi andare a prendere i passeggeri da hamburger, va bene, andiamo a prendere da hamburger. Come si facevano i comandi? Aspetta che voglio vedere i comandi. Disposizione controller. Premi allertatore, riguardiamoli sempre. C'era quello che mi faceva vedere, non c'è, forse con uno di questi, vediamo se è vero. Ho fatto partire qualcosa, va bene, sto continuando a mettere freni, vedi qua, sto mettendo i freni, ho modificato tutto, però volevo vedere come si faceva vedere. No, non era neanche questo. C'era un pulsante così si cambiano le cose. Aspetta, ho fatto casino, però, con la X, ok, con la X, ho trovato la X, è quella che mi interessava, facciamo subito la via, perché è una cosa che mi serviva, non mi ricordavo la X, dal Brasile, porca miseria, dal Brasile, non so come, che ore sono là in Brasile, però, ok, vediamo qua, X, dove credo di andare a prendere, ad hamburger, ok. Ma sono già ad hamburger HBF GLS, quindi devo aprire solo le porte. Come si aprivano le porte? Chi se lo ricorda mai? Con la T, se non sbaglio. Si sono aperti qua le cose con la T? Sì, le ho aperte, si stanno salendo. Dobbiamo partire? Dovevamo partire. No, stanno imbarcando, ok. Quindi, devo partire a 28. Ok, ci siamo. Le 10.32. Mazza che rumore di suono. Fatemi sapere, sono le 5, le 10.32 in Brasile. Ah, bello, mattina. Figo. Allora, dobbiamo partire fra 3 minuti. Fatemi sapere se tutti i suoni sono a posto. Mi sentite? Penso proprio di sì. Spero di sì. Dovreste sentirmi tutti. Fammi un po' vedere come siamo messi qua. Abbasso un po' il volume del gioco perché non vorrei che coprisse troppo. Però non dovrebbe coprire niente. Perfetto. Quindi, ci siamo. Noi dobbiamo partire di qua alle 15.28. E andare verso dove? Ma... Ok, questo qui... Oh, guarda quel treno. Guarda quel treno. Qui comunque c'è un sacco di passeggeri. Ma ci sono altre visuali. Questa è la mia visuale della cabina. Ok, la cabina è abbastanza carina. Ci sono le luci di cabina qui? Ah, non ne so mai dove stanno ste cavole di luci. Io non so mai qual è la mia posizione. Ah, questa qui è la mia posizione, giusto? Questi qui sono i passeggeri. Guardate qui come si sentono. Poco tranquilli. Guardate lui che faccia poco tranquilla che c'ha. Ok, poi questa è la visuale davanti, dal di dietro. Ok, questa è la cabina. Le luci di cabina, tanto ancora abbiamo 2 minuti. Chissà dove stanno le luci di cabina. Rilascio. Che casino, questo cos'è?
Freno del treno, sì, va bene il freno del treno. Luci di cabina dovrei trovare, ma chi le trova le luci di cabina? Sì, forse sono qui, freno, sirena, ma le luci di cabina, anche una cosa che non ho mai capito, perché non fanno... No, devo accendere solo le luci, ok, perfetto, le luci accese. Questo cosa sono? Boh, non lo so neanche io. Non so dove sono le luci di cabina. Dovrebbe esserci qualcosa, tipo... Che ne so, forse sono queste, teggi cristalli, che non mi interessa niente. Ok, ma... Vabbè. Non ci sono luci in questa cabina, mi sa. Però vedi che le luci ci stanno. E se è notte uno come fa? Ah, non lo so. Quindi, torniamo dalla vista quella che è classica. Qual è la vista classica? Questa? Penso di sì, dai. Noi dobbiamo andare da quella parte. Dobbiamo partire, ancora non sono saliti tutti i passeggeri. E che cos'è la lentezza che avete? Oh? Vi spacco i malleoli. Sul fondo scalo, ok. Train ready to proceed to Hamburg. Va bene, allora procediamo. Come si faceva a procedere? Devo mettere prima quello lì al 100%. Non mi ricordo mai come si fa a mettere al 100%. Così, e partiamo. Ok, lo vedi qua? La partenza c'è. Non troppa velocità, non troppa gas. In partenza... Ah, c'ho ancora il freno! Che cavolo fai? Ok, perfetto. Stiamo uscendo. Ci sto. Quindi... meno i passeggeri con la mazza. No. Dobbiamo 12 km dobbiamo fare. Quant'è qua il limite? È 40. Quindi non acceleriamo troppo. Acceleriamo sì, ma non troppissimo. Intanto mi vibra, non so perché, il controller. Forse stanno slittando le ruote. Spero proprio di no. Ok, acceleriamo un altro po'. Lì c'è il limite dei 60. Io devo fermarmi ad Hamburger Glace 4. Io spero che Glace, voglio dire, freni. No, i freni li ho tolti. I freni, no, i freni non ci sono. Mi sa di averli tolti. C'è scritto 0 sul freno. Sì, no, dai, c'è scritto 0 sul freno. Ok, fammi vedere gli altri. Sì, tutto a zero. Il prossimo semaforo è rosso. Vabbè, i semafori non li rispettiamo proprio in pieno. Voi non vi preoccupate dei semafori. Il prossimo, guarda lì, già 60 e 80. Ma lo acceleriamo un po' sto treno, eh. Vedi come va, guarda come va bello. Guarda che figata che è sto treno. Con una bella giornata di sole così ti fumi... No, ti fumi cosa? Il prossimo semaforo è rotto. Come fate a dire che il prossimo semaforo è rotto? Mo' vi meno. Siamo andato 60, ok, qua c'è scritto 60. Deceleriamo un po' perché siamo a 40 all'ora già. Vedete qua, e la velocità continua a salire. Quindi tutto verde, possiamo continuare così. Cazzo i semafori, oh. Maledizione il giorno che ho detto ditemi qualche cosa sui semafori. Mamma mia. Quindi 60 adesso, acceleriamo tutto. Io gli do tutto gas, che me frega. Tanto il prossimo è 80. E dobbiamo fare 11 km. Decelera. Cavolo fai? Decelera un altro pochino. Comunque fa un rumore stranissimo questo treno, eh. Sembra quegli schifositi di Trenitalia. Fa un rumore proprio brutto. 80, vai a 80 all'ora. Guarda qui, guarda che bella la zona. La zona non è niente male. Cos'è uscito lì sopra? Achievement, non so che achievement sia. Va bene, se lo dice lui. Mi fido. Facciamolo arrivare a 80 e rallentiamo. Ok, un po' di più. Guarda quanto tira comunque, canna tantissimo questo mezzo, eh. Andiamo un po' di più, un po' di meno, ok, così, un po' di meno ancora. Aspetta, freno un po', ma che è discesa? Ah, è discesa, ecco perché mi stava salendo la velocità. Questo mi sale la velocità, non mi dice niente. Devo stare attento alla velocità. Ok, devo stare attentissimo. Aspetta, aspettate, non scrivete niente perché... Oh, faccio fatica. Hanno appena donato 2 euro per la webcam. Aspettate che mo li guardiamo. Aspettate un attimo, è possibile che sia così, vero? No, non ci credo. Aspettate un attimo che qui siamo veramente messi male. Mettiti in cabina. Arrivo in cabina. Vado in cabina, eh. Allora, come si fa ad andare in cabina? Eccolo, vedi qua com'è carino, anche guardarti fuori. Posso accelerare un po' di più? No, che metti il freno, accelera. Ho sbagliato pulsante. Accelera perché voglio arrivare subito là. Quanto manca? 9 km li facciamo in un... 120, mettiamo velocità. Guarda lì, guarda come accelera, oh. La sto sgasando al massimo proprio, eh.
Gli sto dando tutta l'anima proprio. 102, guarda come va bello veloce. Questo non è niente male come treno. 100, 112. Il prossimo semaforo è in orbita. Vi divertite tantissimo con questi semafori. Io non mi diverto per niente però. Questa è una bella cosa, io non mi sto divertendo per niente. Allora, questo semaforo è giallo. Però non sono sicuro se è per me o per qualcun altro. Il semaforo... Ricordati il pallino. Ah, il pallino sì, non ti preoccupare. Chi se ne frega del pallino? Il semaforo... Al massimo i passeggeri vomitano. L'importante è i semafori. Io i semafori non li ho mai capiti in questo gioco. Anche perché, dite voi, vabbè, c'è da ricordarti due regole. Sono 2000 regole. Comunque tutto verde. Andiamo proprio a sgasare al massimo. Lo vedi qua, vado proprio bello forte. I semafori in questo gioco sono un po' particolari. Intanto tolgo quella con la X. Andiamo da fuori. Che la testa fuori. Metto la testa fuori. Guarda questo passeggero. Si fida di me, si fida. Tu fidati di me. Guarda che bello anche guardarsi fuori. A me piace guardarmi fuori. Si riesce a suonare in qualche modo. Ah, devo accelerare. Aspetta che devo accelerare. Ricordati i semafori. No, i semafori in questo gioco, dicevo, sono difficilissimi. Anche perché... per dire che non devi passare, non devi ricordarti una sola categoria di semafori, ma può essere fatto in tanti diversi modi. Quindi io i semafori li prendo tutti come verdi. Al massimo facciamo un frontale con un altro treno e ricominciamo. Chi se ne frega. Quanti chilometri mancano? 6 chilometri. Vai che ci arrivo. Oh, sto andando bene, sto andando. Decelera tutto, decelera. Basta. Quando devo arrivare lì? Alle 15.36. Sono in orario. Il prossimo semaforo è caduto. Sti semafori, vi ammazzo tutti, vi ammazzo. Ma cos'è che ce l'avete con i semafori oggi? Comunque dovrebbe essere tutto verde, cioè insomma... Mettiti centrale da fuori. E qual è centrale da fuori? Questa è una bella domanda. Mica è tanto semplice da capire qual è centrale da fuori. Vedi qua, non ti dice niente lui. Comunque, attenzione, perché mo dobbiamo un po' frenare. Perché fra 2 chilometri dobbiamo scendere a 100 all'ora. Cerchiamo di frenare un pochino. Peraltro fra 4 km mi devo fermare. Troppo freno, ho appiccicato. Ok, così, a frenare leggero. Il prossimo semaforo ti sta salutando. Vi odio tutti, vi odio. Ma perché? Mi vado a mettere in questi cosi. Il treno ha qualcosa lungo. Belli miei, voi che cavolo ne sapete. Guarda quello. Quello lo dobbiamo suonare, è un amico nostro, eh. Allora, ricordiamoci che adesso parte a 100, quindi dobbiamo un po' frenare. Freniamo un po' per arrivare sui 100 all'ora, perché comunque, vedete, là scende la velocità. Dobbiamo stare attenti, perché se cambia, dobbiamo rispettare i limiti in questo gioco. In questo gioco ti punisce tanto se non rispetti i limiti. Peraltro io mi devo fermare qua, vero? Sì, Glaze 4, ok. Quanto acceleri, stai fermo. Il prossimo semaforo alle orecchiette di mito. No, alle orecchiette di mito ce l'ho solo io. Guarda che figo qua. Guarda che figata. È fighissimo qua. Mi piace tantissimo sta zona. Peraltro mi imbarbaglia la vista. Il prossimo semaforo è al covaleno. Perché? Cosa ho fatto io di male? Ma dove mi devo fermare? In mezzo al nulla? 1,8 km. Vabbè, ci vado così a sciogliere, ci vado. Anzi, vi dirò di più. Me la butto anche una rallentatina. Perché io questo treno non lo conosco e quindi non so quanto ci mette per frenare. Quindi frenare è sempre meglio frenare un po' prima. Ci mettiamo un secondo in più. Ma chi se ne frega? Meglio un secondo in più che morire. Il prossimo semaforo ti vuole deraggiare, Roxas. Cosa vuol dire deraggiare? Mi fai questi errori. Peraltro stiamo arrivando in ritardo, eh. E vabbè, arriviamo un po' in ritardo, non muore nessuno. Meglio tutti vivi che è un po' in ritardo, ma... Il prossimo è un aereo. Cose assurde. Il prossimo semaforo usa i flashback di Formula 1. Io vi amo tutti, vi amo. Vi adoro. Per tutti i commenti stupidi vi adoro. Per i commenti stupidi. Sì. Adesso... aspetta, non rallentiamo troppo, eh. Qui ci sono limiti. No, il limite è 120. Ma io quasi non li prendo i passeggeri. A me che me frega. Roxas, ho visto che hai corretto, però io leggo solo la prima parte. Se vedi un treno davanti a te significa che il semaforo è rosso. Vabbè, il semaforo è rosso. Si fermerà. Investi i passeggeri che aspettano. Non si può perché sono fuori dal binario, se no li investirei pure. Peraltro mi devo fermare qua, quindi rallentiamo un po'. 35% di freno. Un altro po', 50% di freno, perché comunque non si ferma. Continua a non fermarsi lui. Aspetta un po'.
Posso andare un altro pochino? Ma io quasi quasi mi fermerei pure qua, mi fermerei. Lo vedi che si sta fermando da solo? Vai un altro pochino, vai un altro pochino, vai un altro pochino. Chi se ne frega. Finché non si ferma e poi li faccio scendere. Ok, io credo che sia tutto dentro. Ma io penso di sì. Se si ferma, io apro le porte. Ok, si è fermato, apro le porte. Perfetto. Perfetto, siamo arrivati, quindi stanno scendendo e devono salire. Perfetto, quanto ci mettono poco. Ma se derai che succede? Il deragliamento l'abbiamo fatto vedere l'altra volta. In pratica il treno si accappotta. L'abbiamo fatto nella... No, non nella scorsa puntata, nella scorsa live di... come si chiama? Di Train Simulator, ma in quella precedente. Abbiamo fatto un frontale, ma oggi cerchiamo di... È tutto dentro. È tutto dentro? Non lo so se è tutto dentro. Però non ci fidiamo, non saprei che dirvi se è tutto dentro o meno. Ok, procedi tu Winsen. Ok, togliamo tutto e acceleriamo. Acceleriamo anche al massimo. Dov'è qua Winsen? Quanto il prossimo semaforo ti aspettano Nick e gli altri? La miseria. Oggi vi siete proprio fumati dei cannoni assurdi. Io credo che sia tutto dentro. Doppi sensi ovunque, ma non lo faccio apposta. I doppi sensi mi escono così, non... È più forte di me, non riesco a capire perché dalla bocca mi escono solo mi escano solo doppi sensi. Ma va bene così. Ok, piano, piano. Ok, no, veloce. Sì, piano veloce, piano veloce. È tutto dentro in che senso? Vabbè, adesso non è che dovete proprio prendervela con una frase. State calmi. Neanche se, per esempio, ci fosse Ilamur, grande Ilamur. Diciamo che fra le gamer, secondo me, Ilamur è quella che più di più mi ispira. Tutte le... con rispetto per le altre, però è quella che mi ispira di più. Allora, intanto andiamo a 120. Aspetta un attimo che raggiungo i 120, perché voglio recuperare un po' di tempo. Perché mi sa che sono un secondino in ritardo. Ok, così. Va bene a zero. Tanto questo è un treno elettrico, pure che voi lo mettete a zero, lui continua senza perdere. Il prossimo semaforo ha la spiegazione del curse del DRS. Vi siete fumati i cannoni oggi. Ma perché vi fumate i cannoni prima di venire alle mie live? Il prossimo semaforo è spento. Va bene, fatti i suoi. Il prossimo semaforo lo sta facendo uno con il flash di un iPhone. Ma chi ce l'ha l'iPhone? Mai avuto materiale Apple. È da una settimana che non ti fai sentire. Chi è che da una settimana che non si fa sentire? Ah, Roxas, vero, Roxas. Era una settimana che non scrivevi i commenti. Come mai? Sei sparito. Le donne ti stanno rovinando, ti stanno. Ho avuto molto da fare. Guarda che mi piace tantissimo leggervi i vostri commenti. Mi faccio i fatti vostri. Farming, no, oggi niente farming. Poi non porto farming da 6 mesi, forse. Sto aiutando Nick con la sua fattoria, ma sto aspettando il 17. Mo' appena esce il 17 partiamo di nuovo con farming, State tranquilli che farming torna. 15 km, fammi accelerare un po'. 160, andiamo belli. Questo qui deve essere tipo un treno regionale. Questo è un treno tipo regionale, guardate qui che figata. Non molto lungo, cioè abbastanza lungo. Al prossimo semaforo c'è Darth Vader che fa l'autostop. Cose assurde. Ma perché, cosa avete oggi? Cosa avete mangiato? Fatemi sapere cosa avete mangiato oggi, perché siete tutti un po' strafumati. Siete un po' tutti strani. Guarda qui c'è un 60 come tira. Neanche lui pensa di poter andare a 160. Guardiamoci intorno intanto. Rallenta. Ok, ho applicato un po' di freni perché ti dà subito penalità il gioco, è un attimo che ti dà penalità. Bello lungo il treno, Qualcuno ha mangiato le lasagne. Ok, qualcuno ha mangiato le lasagne. Poi il prossimo semaforo è arcobaleno, l'avete già detto. Tra un quarto d'ora torno con il semaforo. Va bene, te lo sei fregato il semaforo. Allora, qui dove devo andare? 13 km. Acceleriamo un po' per mantenere la velocità. Perché devo arrivare ai 47, quindi sono lì, Mettiamo 22%, vediamo se me lo tiene di più il 22%. Mettiamo 30%, no, 30% è troppo. No, però andrebbe anche già bene. Al prossimo semaforo ci sono io, e io ti saluto allora. Anzi, se ci sei tu al prossimo semaforo ti metto sotto, Parla meno, no, che parla meno? Io mi sono fatto il canale YouTube proprio per parlare quanto voglio e parlo meno. Siamo pazzi, pasti. Proprio ok, allora manteniamoci così. Fammi vedere, 11 km ancora ce n'è.
Io niente, sono le 11 qua. Ah, vero, tu sei in Brasile, è ancora. Guarda questo treno. Sorpassone, sorpassone. E si prepara a sorpassare. Il sorpasso dell'anno. Si affianca. Il treno lo guarda da dietro. Sta sorpassando. Eccolo, lo vediamo sulla sinistra. Sorpassa a sinistra. Si dividono le strade dei due treni, che non sono strade ma sono binari. Lo stiamo sorpassando. Il sorpasso è quasi avvenuto. Siamo all'interno della curva. Abbiamo intanto, guardiamo dove che dobbiamo fermarci, ok? L'abbiamo perso, porca miseria. Gioca Train Simulator con il volante. Non avrebbe senso, non avrebbe, perché i treni non hanno il volante. Peraltro sapete che c'è un controller per i treni proprio fatto? Ma è bellissimo, l'ho visto, ma costa un sacco di soldi, costa 200 euro circa. Però è veramente bello, veramente l'ho visto, è una cosa incredibile. Intanto qui inizia a allargare un po' il gioco, perché? Perché ci sono tanti alberi. Guarda che bella zona qui. 150, guarda questo, passiamo sopra noi. Il treno passa sotto, noi con la visuale passiamo sopra. Suoniamo per svegliare le persone che dormono, ok? Così rompiamo le palle. Allora, compra una 1080. Non vedo perché comprare una 1080. Le 1080 non servono. Per i normali gamer, ve lo dico io, sapete chi usa le 1080? Chi deve giocare in 4K? Chi fa lavori di rendering assurdi tutti i giorni? Ma le 1080 per un utente comune non servono. Volete comprarvi una scheda? Invece di comprarvi la 1080, compratemi la 1060. A 1080p giocate lo stesso benissimo. Al prossimo semaforo c'è sta la polizia che ti fa la multa. No, nessuna multa. Intanto io qua mi devo fermare, scherziamo. Ah no, guarda questo. Guarda quanti treni ci sono qui sopra, un sacco di treni. Peraltro qui c'è Ausens 101. C'è Ausens 101. Ma io qua posso fare il sorpasso? Io lo faccio, guarda questo. Oh, io faccio il sorpasso ai 200. Torniamo dentro, guarda. Togliamo la testa di fuori, dall'altra parte, guarda questo. E il sorpassino sta avvenendo, si prepara, mette l'ultima marcia possibile col treno che non ha marce. Guardalo, guardalo. Guarda lui. Tanto rallenta un po', che sennò qui superiamo, guarda. Ciao bello, guarda quello, guarda com'era contento. Contentissimo lui. Dice, oh, che ci faccio qua? Non lo so neanche io. Fagli il dito a quello del treno. Eh no, che bastardata. Dai, che bastardata, fagli il dito. Intanto qui si può andare a 200, ma io non so se accelerare, Ma io accelero, chi se ne frega. Vabbè che fra poco devo pure rallentare. Vabbè, al massimo freno. Sei online? Non lo so se sono online. Che vuol dire se sei online? Che cosa vuol dire sei online? A quella velocità sei mai arrivato? Sono arrivato oltre 200 con l'altra scorsa puntata. Devo rallentare un po' perché stiamo arrivando a quel cartello 160. Rallentiamo a 160 e lasciamolo correre. Ciao Edo. Qua 160, ma io mi devo fermare qua, quindi devo iniziare a rallentare un po'. Quasi quasi applicherei anche un po' di freno, così, per rallentare un po', perché comunque siamo abbastanza veloci, ne applicherei anche un po' di più. Rallentiamo perché siamo molto veloci, siamo troppo veloci. Cioè, c'è la versione... No, questo gioco non è multiplayer, è single player. O almeno, non ho mai sentito parlare di versioni multiplayer di questo gioco. Ah, abbiamo fatto una frenata brusca, Devo continuare a frenare. Ah, no, sta rallentando abbastanza bene, sta rallentando. Oh, comunque, il treno si comporta veramente bene. È uno dei treni che ho guidato meglio, proprio. Cioè, veramente, si guida da solo. Non hai bisogno di fare niente. Manca 1,5 km. Ok, perfetto. Rallentiamo un po'. È dura la vita. Sì, la vita è dura. Non lo so se la vita è dura. Può essere. Che so queste domande filosofiche a me. Allora, attenzione che qui siamo in stazione, quindi cerchiamo di non fare nessuna stronzata. Lo lascio correre un po' di più. Sono in ritardo? No, non sono in ritardo. Ah, tu sei in ritardo. Sì, un po' in ritardo sei. Io sono in orario invece. Vedi, là c'è scritto che sono in orario. Ok, andiamo così. Dov'è che mi devo fermare? Io non vedo la stazione. Ah, la stazione è lì. Ok. Ma lo lascio correre un altro pochino e poi mi fermo. Poi applico un po' di magari al 22, così va proprio leggero leggero. Ciao Dark.
Ok, piano 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 piano, un po' di meno magari. Dov'è che mi devo fermare? Lì. Ma lì dove? In mezzo al nulla, mi sa. Boh. Raccogli i passeggeri, devo raccogliere i passeggeri, non è che devo fare... Ah, forse qui mi fa fermare. Non ho capito bene dove mi sta facendo andare. Ciao Danny! Guarda com'è bravo Danny! Beh, proprio così. Saluta tutti, saluta me, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a te, buon pomeriggio. Aspetta, che cavolo fai? Mi sono scordato di frenare. Ok, così mi fermo lì davanti, mi fermo. Anche perché devo mettere tutto il treno sul cosino verde. Quindi devo andare abbastanza avanti, devo andare. Il prossimo semaforo te lo buttano appresso. No, no, non vi preoccupare. Quindi vado un po' più avanti, tanto ce l'ho lo spazio. C'ho anche lo spazio per frenare, metto 35%, lo faccio fermare e mi fermo. Ok, guarda qui, mi fermo qui, perfetto. Ok, fermati, ti prego, fermati. Non si ferma lui. Ok, premiamo T. Dai, ti fermi o non ti fermi? Perfetto, premiamo T. Non so perché perché si è aperto quel simbolo del telefono. Boh, chi lo sa. Sì, oggi a Bologna c'è un tempo di schifo proprio. C'è un tempo che fa veramente schifissimo. Allora, devo partire alle 15.47. Sono già alle 15.48, sono in ritardo. Allora, vabbè, non fa niente. Guarda lì, guarda che bel trenino. A velocità massima con questo gioco, non lo so, me lo ricordo. L'altra volta siamo andati velocissimi. Con la Smart 130 in autostrada. Ok, partiamo di nuovo. Quindi togli il freno e ripartiamo. Ricordiamoci che abbiamo il limite dei 60. Dobbiamo farci 18 km. Ammazza che palle però. Metti dentro la cabina, subito. Subito dentro la cabina. Vedi qua, non c'è niente dentro la cabina. Mi piace di più da fuori perché da fuori riesco a vedere di più, tipo il paesaggio, queste cose qua. Cioè, da dentro vedi pochissimo, vedi. È quello che mi spiace. Io vorrei vedere molto di più. Andiamo a 60, non ci andiamo. Ci riesce ad arrivare. La Smart a 130 soffre. A 130 la Smart soffre tantissimo. Lo ammetto, lo dico anch'io, lo dico. La Smart non è una macchina per correre, è una macchina per andare piano. Deceleriamo un po'. Aspettate un attimo che qua mi devo controllare bene la velocità, che non voglio prendere nessuna punizione, no, nessun punto in meno. 59, ok, perfetto. Finché non arrivo a 200 devo andare così piano. Quando esce Back to the Future? Allora, Back to the Future esce una puntata oggi e il finale esce domenica. Non riesco a metterlo domani, lo metterò domenica. Peraltro c'ho un video speciale preparato, poi ve lo faccio vedere. Non l'ho fatto io, me l'hanno mandato e... devo assolutamente mettere anche quello, ma lo metterò lunedì e martedì. C'ho tanti video, 160 qua. Vabbè, vado a 160 allora. C'è scritto 160 lì sotto. Boh, io vado a 160. Mo vado a 200, non l'ho capita. Vedete, all'interno non te la gusti, secondo me. Questo qui è sempre qui fermo, non capisco che sta facendo. Invece da fuori ti guardi tutto il paesaggio, ti vedi gli alberi. Cioè, secondo me è più bello da fuori. Sul prossimo semaforo ti sputano sul finestrino. Ben venga, così me lo lavano magari. Peraltro non piove, meno male, così non devo accendere niente. Comunque 200 all'ora è bello, ma non ci arrivo a 200, perché là c'è 160... 17 km, mi fermo a 160, mi fermo. Tanto sono abbastanza ben messo come orario, eh. Cioè, non lo butterei via. Magari fosse così in Italia non è così. Mi fermo a 160 perché ho paura di non riuscire poi a fermarmi. Quel passeggero è morto, sì, secondo me pure è morto, mo lo vado a toccare. Mi fermo a 160, lo faccio apposta, anche se c'è scritto 200, ma lo faccio apposta perché poi c'è scritto 160. Poi cambia di nuovo. Ma io vado a giocare con lui. Si chiama Lüneburg Glace One. Ok. Sì, con la Mercedes è facile raggiungere i 200. Ma a parte il fatto che ti fanno la multa. Ma la Mercedes non è una Smart. Cioè, è ovvio, la Smart è... guarda un treno, guarda il treno. Gli suono che è un amico. Amico di vecchia data. Ci siamo cresciuti insieme. È morto il passeggero? Secondo me sì. Adesso andiamo a toccarlo. Però aspettate un attimo che voglio arrivare sui 200. Voglio vedere se ci arrivo a 200. Ma ancora non ci siamo mai arrivati, 155. Mo' gli do un colpo di gas.
assurdo. Quanti chilometri mancano? 13 chilometri. A me piace guardarlo da fuori, perché ti gusti il paesaggio, cioè ti diverti di più secondo me da fuori. Ma poi è questione di gusti personali, eh. Non è che la mia deve essere legge. La Smart è della Mercedes. Sì, la Smart è Mercedes, ma la Smart c'ha un motore, se non sbaglio, il motore della Smart è della Mitsubishi, no? Forse i primi motori Smart erano Mitsubishi. Non vorrei, una casa giapponese, non mi ricordo, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, non mi ricordo niente. Comunque sì, i motori Smart non erano Mercedes all'inizio. Adesso non lo so più. Però all'inizio non erano Smart, non erano Mercedes, erano fatti da una cosa del genere. Poi, aspetta un attimo che devo rallentare qua. Siamo a 200 comunque, eh. A 200 è un attimo che ci metti poco a fare i chilometri. Guarda come cadono. Rallenta, ok, perfetto. Vediamo qua. Esce Marti con la DeLorean. No, al prossimo semaforo non esce Marti con la DeLorean, ma se voi vi ricordate, alla fine del terzo Ritorno al Futuro c'è un treno che fa i viaggi nel tempo. Sì, alla fine del terzo, alla fine del secondo, non mi ricordo bene in quale dei due. È veramente bellissimo. È veramente bellissimo quelli là. Non dire che non piove, che te la gufi. No, qua nel gioco non dovrebbe piovere, c'è scritto sereno. Andiamo a 200 intanto. Tanto ancora ci manca un bel po' per arrivare lì. Il 21 ci sono le prove libere di Formula 1. Io purtroppo, dovendo registrare sabato e domenica, sabato ci sentiamo col Kumenda al pomeriggio, domenica pomeriggio ci sentiamo con Nicche. Io non posso guardare più nessuna gara, però mi va bene così, insomma. Magari rinuncio a qualcosa, però devo frenare. Scende 160, guarda lì, mi sono scordato di guardare i semafori. Lì c'è scritto 160, frena un altro pochino magari. Ok, così stiamo attenti, non mi fate distrarre, che poi facciamo i danni, facciamo. Ok, così, va bene così. Tanto devo fare ancora 7 km io. Fai lo spogliarello, così il video diventa più interessante. No, già ho messo le orecchiette ed è una cosa che ho rubato ad alcune gamer girl, e quindi non voglio approfittarne delle loro idee. Quindi alcune gamer girl lo fanno e io ho preso idea da queste cose. 160, ok, perfetto. Però vedete qua, non c'è scritto, rispetta tantissimo, finora non abbiamo trovato il bug dei semafori, che è il bug che mi dà più, no, dei semafori, dei limiti di velocità, che è il bug che mi dà più fastidio. Quindi sono abbastanza contento. Quando finirà la live, chi lo sa, quando mi scoccia di giocare. No, aspetta, togli il freno, accelera un po', anche perché mancano 5 km, quindi dobbiamo andare abbastanza svelti. Abbiamo un minuto di ritardo, quindi non siamo abbastanza veloci. Siamo troppo lenti in questo momento. Accelera tutto, accelera. Te lo sfondo questo coso. È uscito City Economy. Sì, è uscita la puntata che... Ah, ieri peraltro avevo sbagliato. Avevo messo la puntata sbagliata. No, rallenta che dopo è 160 di nuovo. Avevo messo la puntata 3 invece di mettere la 2. Ho fatto uscire oggi la 2 senza problemi comunque. Così capite meglio il filo del discorso, dove stiamo arrivando, tutte queste cose qua. Devo rallentare tanto, perché dopo c'è 140 e 110. Quindi io rallento 140, rallento. Freno un po' di più. Dov'è che mi devo fermare? No, ancora il distante. 140. Ok, lascio e poi attacco dopo che passiamo il 140. Che devo scendere a 110. Ciao Dark! Ciao Dark 95, ecco. Così non ti puoi confondere con gli altri. 160. Gli do un altro po' di freno io, così scendo a 110. Andiamo a 110 magari. 110, vediamo se riusciamo ad arrivare a 110 magari, con sto treno che non frena. Riusciamo a frenare? Troppo freno. Ok, perfetto. Allora, Lüneburg Gaze, questo qui è la mia fermata, Io quasi, dopo che passo il limite, vado... rallento un po'. Io rallento un po', gli metto il 22%. Qua lagga un pochino il gioco, La ghicchia, non so perché la ghicchia, ma la ghicchia. Gli metto 36. Perché non porto Scrap Mechanic? Perché ho troppe serie in questo momento, non riesco a portarle avanti tutte. Cioè, sto facendo fatica. Non si attiva il freno di emergenza da solo come su TS16. Sì, si attiva, ma questo treno non c'ha quella funzione, quindi ce ne possiamo un po' fregare. Possiamo andare tranquilli. Allora, fra
meno di un chilometro devo fermarmi. Guarda questo. Ciao bello, grandissimo amico mio. Non mi chiedete sempre di FSX, ho già risposto, non ho più voglia di rispondere. Rallentiamo un altro pochino, così. Che squadra tifo? Ma non tifo veramente nessuna squadra. A me piace il gioco del calcio come gioco, mi piace, però non tifo, non sono uno di quei tifosi che tifano solo una squadra e anche se la squadra gioca male non sanno ammettere che la squadra gioca male. A me piace guardare tutte le partite e dire sì, bello, meno bello, bella azione e cose del genere. Allora, intanto qua dobbiamo fermarci qua noi, mettiamoci un po' di freno che sennò non si ferma. Vediamo di essere anche tutti dentro, di essere tutto dentro alla linea. Vediamo un po' di essere tutto dentro la linea, tutto dentro il cosino verde dobbiamo essere. Tutto il treno deve essere dentro, sennò come scendono? Sui binari scendono. Quindi andiamo un po' più piano, dovevo arrivare a 56 e sono arrivato a 58 quasi. Un po' in ritardo sono. Freno. Freno un po' così, magari lo lascio correre un altro po' e poi lo blocco completo. Tanto dovrei essere tutto dentro. Dovrei essere dentro la linea. Andiamo un pochino, ok. Così, un altro pochino. Lo vedi qua? Ci sto arrivando piano piano, così come dovrebbe essere in stazione. Piano piano uno ci arriva e mo ti do la frenata ultima. Ok, ci siamo. Ciao Danny, buono studio, insomma. Lo studio è importante, non sacrificate lo studio. Ah, primiti, che cavolo faccio? Non li faccio scendere, una volta che li ho portati qua non li faccio scendere. Tanto qui ci vuole un po' per caricare. Oh, guarda qui. La zona è molto bella. E che costano tanti sti cazzi di DLC di Train Simulator. Ma come cavolo si fa? Sei un grande intenditore di calci. Ma... Ah, di calcio, sì, boh, insomma. Mi piacciono tutti gli sport. Io non ho uno sport preferito. Mi piacciono tutti gli sport. Perché comunque è sempre qualcosa che uno fa per mettersi alla prova. Però non... Ok, andiamo con tutto quanto. Riacceleriamo a 110. Massima velocità. Guarda qui, do il 100%. Gli do, così inizia a slittare pure. Ricordatevi che quando siete in partenza, se date il 100%, per esempio avete condizioni estreme, tipo neve, ghiaccio, cose del genere, potrebbe slittarvi in mezzo il treno. In mezzo il treno. Qua dove devo andare? 12 km. Quindi non accelerate mai come ho fatto io. Non vi conviene. Quando puoi porta Minecraft. Minecraft ce l'ho già pronto un episodio e un altro ce l'ho pronto uno e uno devo registrarlo pure. Una serie un po' più lenta da portare avanti, ma perché ho messo il freno non lo so, ma il prossimo episodio vi consiglio di guardarlo perché vi farete delle gran risate. Guardatelo perché il prossimo meriterebbero tutti, però il prossimo episodio di Minecraft guardatelo con attentamente perché è bello. Vi dico solo questo, vi dico che è dura Minecraft, vi dico che è dura. E lasciamo perdere, non vi dico più. Guarda questo, non è che si infila mo. Aspetta, oh. Ah, bello. Quello si voleva infilare, mi tagliava la strada, facevamo 150.000 morti. Rallentiamo un po' con l'acceleratore. Ah, peraltro stavo dicendo prima all'inizio, c'è un controller fatto proprio per i treni che ha tutte le levette, quella rossa, quella blu e quella nera. È bellissimo, costa 189 euro, ma è la fine del mondo secondo me giocare con quello. Ciao Gregus, ci vediamo alla prossima. Sapete chi ce l'ha? Io l'ho visto la prima volta da Squirrel. Avete presente Squirrel? Io l'ho visto da lui la prima volta. È veramente bello. Allora non accelero di più perché devo rallentare, che lì c'è un 140. Vabbè, accelero fino a che manca un chilometro e poi rallento adesso, va. Metto il 22%, così rallento piano piano. Ok, perché lì c'è 140. Minecraft non è così difficile, ma i fail si possono fare in tutti i giochi, Io non dico questo. E poi Minecraft richiede uno studio attento prima di fare una puntata, cioè non puoi metterti là senza niente. Guardate che io per fare Minecraft, per fare una puntata da 10 minuti, ci devo giocare anche un'ora. Anche un'ora, due, perché comunque devo preparare i materiali, devo preparare tutto quanto, devo vedere cosa sta bene, cosa non sta bene. Cioè, non è così immediato Minecraft. Cioè, se mi è venuto in Puglia, sapete che in Puglia mi sembra di esserci venuto, ma non me lo ricordo proprio attentamente, proprio perfettamente non me lo ricordo. Guarda questo, un altro amico. Ciao bello. Ok, 140 qui e noi ci siamo. Acceleriamo un po', va.
quanti chilometri mancano? 7 chilometri a Biebenbüttel Gleistre. Biebenbüttel. Vabbè, se lo dici tu, Biebenbüttel, mi fido. 100. Ma non posso neanche accelerare dopo che passo qui. Andiamo a. Pieni doppi sensi il video di Minecraft. No, Minecraft è senza doppi sensi, quindi. Però succederà una cosa che vi farà parecchio. Guardatelo, non vi spoilerò niente, tanto settimana prossima esce. Io Minecraft la vorrei portare una volta a settimana, se riesco anche due. Però in questo momento non ce la faccio, perché? Perché ho tutte le altre serie, c'ho Demolition Build Company 17, c'è City Economy, devo riportare Formula 1, Eurotrack, devo riportare tante cose, non ce la sto facendo proprio a registrare tutto. O faccio una cosa o ne faccio un'altra, non riesco a fare tutto quanto, infatti. Devo un attimo sistemarmi bene. Io passo ai 160, anche perché siamo quasi arrivati a Biebenbüttel Gleis 3. Perfetto. Fumi? No, non fumo. Non mi piace il fumo, non mi piace l'odore del fumo. Non ho mai fumato, non mi interessa fumare. Sono soldi buttati, secondo me. Poi ognuno fa quello che vuole. Ognuno con i soldi propri fa quello che vuole. A me che me frega. Però io non credo fumerò mai nella mia vita. Comunque sta tratta qui è molto nel verde, oh. Tutto nel mezzo ai boschi. Mi aspettavo qualche un po' di città in più. E che cos'è sto schifo? Allora, noi dobbiamo arrivare alle 16.05 e arriviamo alle 16.05. Fra un paio di minuti arriviamo, 160, va bene. Non mi conviene accelerare. Magari mantengo 12 così per dargli un colpettino in avanti, giusto per non perdere velocità. 160 lo possiamo fare. Comunque col controller dell'Xbox si gioca benissimo. Ciao Alex, benvenuto, ben arrivato. Siamo partiti da un bel po', purtroppo siamo già a metà viaggio di questo nostro viaggio. Allora, Biebenbüttel Gleis 3, quello lì, quindi togliamo qui l'accelerazione e inizierei anche a rallentare. Dopo il cartello del 200 inizia a rallentare. Gli applico un freno a 22, io lo applico adesso e intanto bevo un goccino d'acqua. Tra poco vedi Heidi nelle montagne, può darsi. È vero, non so perché Demolition Build non me lo mette su Telegram. Non ho capito perché non mette il link su Telegram. Tutti i link me li mette, quello di Demolition Build no. Sono velocissimo, sono veloce, sono arrivato anche. Non c'era scritto 80 però, bastardo. Non c'era scritto 80, questo me lo sta mettendo lui che è pazzo. Cioè, dove era scritto 80? Dove era scritto 80? Ecco, questa cosa qui non l'ho capita adesso. Perché mi ha dato il sto problema, mo? Non c'era scritto 80 qui, No, adesso ditemi se voi avete visto 80. Non l'ho visto io 80. Vuol dire che non c'era 80. Queste sono le cose che mi fanno incazzare in questo gioco. Ho preso 240 punti di penalità solo perché il gioco non mi dà le cose, non mi dice dove sono i semafori. Quando farei un video con quel tale Ale, magari facessi un video con quel tale Ale, cioè è una delle cose che spero da sempre, di fare un video con quel tale Ale. Però purtroppo quel tale Ale ha altri impegni, io lo capisco tantissimo. Poi io non sono alla sua altezza, come avete visto su Assetto Corsa, quindi ci sta tantissimo che quel tale Ale non abbia tempo da dedicare. Però se migliorassi un pochino, magari, chissà, potrei convincerlo a giocare. Non lo so. Comunque, ok, rallenta, è tutto dentro al verde. Sì, un altro pochino, devo arrivare proprio al limite. Devo arrivare qua, Ok, arriviamo qui. Fermati. Ok, facciamoli scendere. Siamo arrivati però giusti. Mi ha dato 240 senza motivo. Senza motivo mi ha dato 240 punti in meno. Non c'era motivo di darmi quei punti in meno. Cioè, perché me l'ha dato in meno? Cioè, io non ho visto il cartello con scritto vai a 80. Così, è arrivato dal nulla. Non lo so perché mi ha dato... Questa cosa qui mi fa incazzare, perché comunque io sto cercando di giocare bene, al meglio delle mie possibilità, e lui mi rompe le palle con queste cagate. Partiamo subito. Lascia i freni qua. Vai a 80. Ciao Alexis, ci vediamo alla prossima. Alexis, non lo so come, caspita. Alexis, sì, ok.
Ciao Enzo. Quindi non lo so perché non ho capito neanche perché fanno ste cagate in questo gioco. Questo gioco qui mi fa esaurire proprio. È un gioco per esaurirti. E siamo quasi arrivati anche al limite di 80 di nuovo, quindi cerchiamo di accelerare, di decelerare un po'. Quindi decelera, 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 decelera. Ok, così. Perfetto, mettiamoci a 79, va? Che è meglio. Oggi siamo un po' pochini. Comunque io pensavo di portare... vediamo se riesco, perché domani... a parte che a pomeriggio, il primo pomeriggio ci sentiamo con Kumenda, questa è una cosa che non vi spoilerò. Però nel secondo pomeriggio, domani, chissà se ci facciamo un convoglino. Mo vediamo come sono messo dopo che finisco con Kumenda. Perché ormai con Kumenda ci dobbiamo sentire. È da un po' che non ci sentivamo con Kumenda, e mo ci stiamo organizzando. Mettiti a 140, no a 90. Che a 90? Ma che no? Vedi qua, pure 140, non c'è scritto da nessuna parte. Ecco. Si presentano i primi bug di questo gioco, classici bug di questo gioco di merda. Perché? Perché non l'hanno mai sistemati, non l'hanno mai sistemati questi bug. Ed è un peccato perché il gioco è molto carino. Cioè, mi sarei anche divertito a giocarmelo io. Ma se tu mi lasci questi bug che mi cambiano le velocità, mi cambiano così da un momento all'altro, mi cambiano, non vengono rispettate neanche dal gioco. Perché se voi pensate, adesso là c'è scritto 200, magari arriviamo lì c'è scritto la velocità effettiva è 140. No, non è giusto così, non è giusto. No, non lo faccio deragliare, oggi è una puntata seria. Oggi voglio portare a termine questa missione. Non ho intenzione di fare danni. Che poi magari se c'è un piccolo treno vorrei farmelo un altro, Mo vediamo. Allora, intanto io qua devo fare 6 km, ok. Tipo, mi dice che è 200, vediamo un po' se mi dice che è 200. Ok, 200, quindi posso accelerare tranquillamente. Tanto mancano 6 km là a voglia. Comunque qua è veramente nel verde. Cioè non so se è normale avere tutti questi alberi a fianco una ferrovia. Anche perché vi faccio un esempio. Metti che viene un vento altissimo, fa volare i rami degli alberi sul binario. È un pericolo secondo me. Però non lo so. Tieniti sempre un po' più sotto la velocità massima. Roxas, non è neanche quella la soluzione giusta. Perché? Perché la soluzione è rispettare la velocità, non tenermi sotto. Suoniamo a questo intanto, che è l'amico. Cioè, la soluzione in questo gioco era facile, era fare dei cartelli fatti bene. Invece no, non sono fatti bene i cartelli delle velocità. Anche i semafori, non mi fare 10 semafori diversi per indicarmi la stessa cosa. Se voi avete fatto la, come si chiama, il tutorial del gioco, vi spiega 200 volte i semafori, perché i semafori comunque sono una parte importante dei treni. In tachimetro e in chilometri, credo, boh, non lo so, penso di sì, perché comunque è una cosa siamo in Europa, dovrebbe essere in chilometri. Cioè i semafori ve li spiega, vi dice che la stessa informazione te la possono dare in modi diversi. Non me lo fare così, mi fai un solo semaforo come nelle macchine, giallo al centro, rosso o verde. Non mi fare, ok, nella realtà si può avere quella configurazione lì, perché da paese a paese cambiano i semafori, però stiamo giocando, è un gioco questo. Dai cespugli spunta Voldemort, ti dà una nasata? Non credo, perché lui c'aveva il nasino piatto. Allora, intanto fatemi un po' rallentare a 140, sì vabbè 140 ci sono, devo fare ancora 2 km, andiamo. Vai a 410, non puoi andare a 410 con questo treno. Forse con l'ICE l'altra volta ci potevamo arrivare, ma con questo la vedo dura. Vedete qua, è un po' lentino questo treno. Fammi capire, dov'è? Ah, ma io sono arrivato, porca miseria, sono velocissimo. Pensavo di fermarmi a Glace 3, invece mi devo fermare... Pensavo di fermarmi a Bad Bevensen 2, invece mi devo fermare a Bad Bevensen Glace 2. Ho sbagliato, stavo arrivando lunghissimo, Va bene, comunque l'ho recuperata. Sono ritornato. Ciao Alerek, bentornato. Allora, con la Bugatti Veyron puoi andare veloce. Sì, la Bugatti però non ha controllo, secondo me, quella macchina. Quindi andiamo qui sui 29 all'ora, guardiamo qui cosa c'è. Non c'è niente. Boh, non c'è niente in questa stazione, la stazione è piccolissima. Quindi freniamo un po', 22% di pressione applicata.
no, di pressione, di sì, di freno, 100% è il massimo, 22 è proprio una tacchettina su. Ok, questi qua, spostatevi dalla linea gialla, gentilmente. Guarda questo che sta su, fate un po' più là, guarda che cammina, sta facendo la moonwalk quello lì, guarda tutti quanti là, sono tutti fermi, adrogati, arrimbambiti. Che cavolo si fumano questi? Frena, ok, si sta fermando e apro con la T. Vediamo se siamo in orario, sì, siamo in orario. 2 minuti di ritardo ci sta, secondo me, premi la T, ok. 2 minuti di ritardo sono niente, praticamente, abituati in Italia. Ora è gialla la linea, non so se è gialla, ma è scolorita magari. È un po' scolorita la linea, gli si è lavata con il sole, gli si è scolorita con l'acqua, poverina. Sì, la linea in Italia è gialla, qui invece è bianchina, insomma. Comunque guarda questo, non potevi entrare da lì sotto, signora, è sparita. È sparita la signora che sa che la prendeva a pugni. 22%, ok. Penalità di ritardo, vabbè, un po' di ritardo ci sta. Andiamo a 160, è l'ultima. Mi sa che è l'ultima, 12 km, buono. 140, andiamo a 140. L'hanno lavato, non lo dico. Sono tutti strani. Beh, comunque la Germania funziona leggermente meglio dell'Italia, quindi saranno strani, ma sono strani verso buono. In Germania sono parecchi, in Germania 2 minuti di ritardo sono tanti. Io leggevo l'altra volta su 9gag o 9gag, chiamatelo come vi pare, che in Giappone se il treno arriva con più di 5 minuti di ritardo, il capotreno va in ogni vagone e si scusa con ogni viaggiatore facendo arigato, facendo l'inchino. Non so, se lo dovessero fare in Italia mi verrebbe un mai alla schiena quello lì del treno, una cosa incredibile. Invece lì, non so se è vera sta notizia, c'era riportata su 9gag o ripeto 9gag, chiamatelo come vi pare. Perché si sta fermando? Ah, perché c'ho i freni. Cavolo, mi ho scordato i freni. Cavolo, non mi dite che ci sono i freni. Ci sono i freni, non mi dite niente. In Italia invece non credo che venga il capotreno se arriviamo in ritardo. Anzi, se vedi qualcosa ti sputa proprio in un occhio. Ma va bene, questa è un'altra storia. Sarebbe bello che si venissero in tutte le carrozze a chiedere scusa. Perché comunque loro fanno un lavoro, vengono pagati per quel lavoro. E poi, a meno di cause naturali estreme che ci possono stare, possono capitare, quindi là sono perdonati, ma dovrebbero scusarsi per ogni minuto di ritardo che fanno. E poi questa poi si va in una questione anche politica, ma lasciamo perdere, godiamoci la vita, godiamoci. Allora, oggi vedo che comunque la live sta funzionando, ma sono contento che a me non mi ha dato il problema dell'altra volta. Vi ricordate che l'altra volta ho dovuto cambiare server, che palle, mi dà un fastidio quando fa quelle cose. Allora, così, avrei bisogno di un altro cucino d'acqua, ma adesso non posso bere, potrei anche bere. Ok, io bevo, io lascio il controller, chi se ne frega. Per me il treno può andare da solo. Ah. Ok, ho bevuto. Ci siamo, estate. Guarda questo. Ciao. Era un amico. Anche lui, vecchio amico, di vecchia data. Io proverei ad accelerare un poco finché non mancano 1 chilometro ai 140. Arrivo con un minuto di ritardo. Un minuto di ritardo ci sta, non è tantissimo. Ci può anche stare un minuto di ritardo. E che cos'è sta precisione? Responsabile come sempre. Sì, non dovrei lasciare i controlli, però. Ah, devo andare a 200. No, ho sbagliato pulsante. Vai a 200. No, ma non vado a 200. Mi fermo a 140, perché tanto c'è 140 lì. Fra 7,5 km mi devo pure fermare. Raccogli i passeggeri a Hohelsen Gleis 103. Va bene, quello che vuoi. Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. Secondo te, tra queste auto, non lo so. Prossimo video su Car Mechanic. Quando uscirà? Perché ho già visto che su Car Mechanic stanno facendo. Come si chiama? Stanno facendo un nuovo DLC. Quindi quando uscirà quel DC faremo Car Mechanic. Lo farò prima in live, poi ovviamente lo caricherò su YouTube. Allora andiamo di qua. Stai vedendo i video di quel tale Ari su Forza Horizon? Li sto guardando perché? Perché Forza Horizon 3 è solo
è solo sul Windows Store e io non lo comprerò sul Windows Store. Cioè, Microsoft, per me puoi fare il cazzo che ti pare, ma io non te lo compro. Donazione, ma perché me ne perdo tutte le donazioni? Ma perché, cos'è sta storia? Grazie Roxas che me lo scrivi. Fatemi vedere. Alerec, grazie Alerec, aspetta, devo fare quella cosa, maledizione a me. Allora, aspetta Alerec. Orecchiette messe, si vedono le orecchiette, sì. Aspetta, fammi controllare. Grazie Alerec. Ok, l'ho fatta anche stavolta. Mamma mia, che vergogna, che vergogna. Ho sprecato una vita a farsi stronzate. Vabbè, lasciamo stare. È uscita la Maserati 4 porte? No, non è uscita. La Maserati 4 porte non credo sia uscita. Vabbè, non ne so niente io. Allora, fatemi arrivare a destinazione, fatemi arrivare. Ok, sono sexy, a me lo dite. Però non mi sembra che le persone si lamentino con le gamer girl quando fanno ste cose. Peraltro le gamer girl, alcune gamer girl, usano un riquadro così piccolino per un riquadro piccolino per il gioco e tutto schermo le tette. E io invece metto la testina piccolina e quindi metto la testina piccolina e poi il gioco grande, già è una cosa che è buona. Mi sono appena svegliato e ti sei svegliato con me che avevo le orecchiette in testa, non è una buona cosa. Comunque dobbiamo fermarci qua, fatemi stare attento, me le perdo comunque le donazioni, perché comunque sto attento al gioco, perché non vorrei fare errori. Comunque siamo arrivati già alla fine e devo controllare un sacco di cose mentre fai la donazione. Non è che ho uno studio eccesso di velocità, maledizione a lui. Dov'era scritto 60? Scusa. Dove era scritto 60? Lo vedi, queste cose qua mi danno fastidio, mi danno veramente fastidio. Perché mi fa sbagliare per cose che non sono scritte, per problemi del gioco, non per problemi miei. Vabbè. Dice che mi hanno donato 4 euro. Sì, perché non so perché si è azzerato, non mi chiedete perché. Non capisco perché si è azzerato. Io ho detto di farlo per sempre, ma si è azzerato lui. Comunque lasciamo perdere. Siamo arrivati a destinazione, è l'ultima tappa di questo viaggio. Chiudiamo qui, tanto ormai ho capito dove devo andare. Freniamo un po'. Io per Natale voglio tanta felicità, si dice. Allora, freniamo perché siamo un po' lunghini, eh. Siamo arrivati un po' troppo forti, però ce la fa, dai. Comunque sto 60, allora, due volte limite di velocità per problemi del gioco, non per problemi miei. Io non so come fanno gli altri, o c'è qualche mod, ma per Train Simulator non ho mai sentito parlare di mod o cose varie. Non lo so. Perché ci vorrebbe una mod che mi dicesse proprio tutti i limiti, fantastici, cioè tutti i limiti, ma non me lo dice. Allora, vediamo se arriviamo fin là, sì, siamo a 20... fa freddo, sì, ormai fa freddo, non fa più il caldo, però non c'ho voglia io di fare Flight Simulator X. Cioè, io fare un gioco contro voglia, no, non lo farò mai, perché comunque secondo me è snaturare la mia passione per il gioco. Io non snaturerò mai la mia persona solo per fare due visual in più o sti cazzi. Io ci gioco così, gioco ai giochi che mi piace in quel momento fare. Se un gioco in quel momento non mi va di farlo, non lo faccio. Sto piuttosto pensando di riprendere, come si chiama? Di riprendere X-Plane 10.50 in questo momento, aspettando X-Plane 11. Quello sì. Adesso vediamo come mi organizzo, mi devo organizzare bene, perché comunque X-Plane è un gioco che ci vuole del tempo da dedicare, ma del tempo proprio assai, eh. Siamo due minuti di ritardo per me ci possono stare. Il nuovo gioco è figo, sì, i nuovi giochi che sto portando dei giochi veramente che mi stanno piacendo. Allora facciamoli scendere, ok, scendi, scendete tutti, vediamo un po' se li fa scendere, vediamo un po', c'era quello dei passeggeri, vero? È sempre qui lui, ma devi scendere, scusi. Guarda, in tutte le cabine c'è lui, mi sto spostando di cabina in cabina, c'è sempre lui. Ma mi perdoni, il treno è bellissimo. Mi perdoni, ma lei è in tutte le cabine, ma che cos'è? Cioè, guarda, in tutte le cabine c'è lui, vedete qua, sto andando avanti con le cabine e c'è sempre lui. È un serial killer questo. Cioè, well done.
è stato un successo, ma un successo non lo direi, però va bene. 126 punti soltanto. 126, guarda lì, ma perché c'è un, c'è un problema, lui c'ha. Ce ne facciamo un'altra, facciamocene un'altra. Facciamocene un'altra, dai. Io sono pronto. Qual è che ho fatto in questo momento? Questo mi dice che l'ho fatto, ma non ho preso il la stellina. Vabbè, la stellina non è importante. Ne volevo uno corto con un treno non nuovissimo, un treno un po' vecchiotto. Cosa abbiamo? Questo è 20 minuti, cos'è? Ce lo facciamo questo? Anche se è 4. 7 di sera, però sono le 7 di sera, porca miseria. No, non si può cambiare sto cazzo di scenario. Sono le 7 di sera, dite che si vede un po', pioggia, primavera. Io ci provo, tanto sono 20 minuti, chi se ne frega. Proviamoci, dai. Inizia. Penalità ritardo. Non so perché questo gioco non l'ho mai sistemato. Quel passeggero non ha pagato il biglietto e sta cercando di nascondersi dal controllore. È probabile, è probabile. Fai uno corso che devo fare i compiti. Vorrei provare questo qui. 20 minuti si possono fare. Anche perché a me i treni di una volta piacciono tantissimo rispetto ai treni nuovi. Anche come parte esterna, queste cose qua mi piacciono tanto. Li preferisco. Ma è poi una cosa mia. Ah, questo qui è il nuovo Train Sim World. Questa notte devi prendere qualcosa di vuoto. Va bene, io vado. Accendiamo le luci. Ok, mettiamoci in cabina. Posso andare? Io parto. Fermata a Rottenteuer. Dove caspita è? Devo andare da quella parte allora, scusi. E come si guida questo, mo? Allora, così. Poi, così. Vediamo se parte. Partirà nel verso giusto, io spero. Ok, sì, sta partendo. Mettimi le luci 2. No, al contrario devi andare. Ho sbagliato io, aspetta. Ok, vai al contrario. Ok, devi andare da quella parte. Io penso che devi andare da quella parte, No, non capisco perché non funziona. Andiamo, non andiamo. Ok, sta andando. Fammi vedere, dov'è la cosa? Rotterbung, qualità di guida, 0. Bene. Qualità di guida, mi ha dato pure il punteggio per la qualità di guida. Certo che siete simpatici, siete, oh. Sono simpaticissimi. Allora, di qua devo fare 1 chilometro. Sto andando nel verso giusto. Boh. Ma c'entra il giocatore? Dov'è il giocatore? Ok, ma io non so se sta andando nel verso giusto. Ci provo, Il clacson è fallatissimo. Io provo ad accelerare un altro po'. Devo andare a marcia indietro? Ma com'è possibile che devo andare a marcia indietro? Fammi guardare da fuori. No, dall'altra parte. Scusi. Non si vede niente, non si vede. Ma che cos'è sto schifo? Ma e sto andando a marcia indietro, sto andando. Mi perdoni, mi perdoni. Che cos'è? È normale così? Rottenstu 101. Sì, è normale. Ok, frena. Frena ancora. Ok, io vado, Io vado. Mi devo fermare dove? Lì mi devo fermare. Mancano 28 km. Ah, ma sono da solo, sono. Non c'ho il treno in pratica, sono tutto scassato. Frena ancora un pochino. Ok. Stai andando a marcia indietro. Sì, ma non è stato chiaro che dovevo andare a marcia indietro. Me lo poteva dire. Mi devo fermare qua, mi devo fermare. Io non vedo nessun vagone, non vedo. Ma mi fermerei anche qua, mi fermerei. Ok, io mi fermo, Poi sono fatti i suoi. Oh, non si ferma sto coso. Ti fermi o non ti fermi? Ok, si è fermato. Non si è fermato. Questa dobbiamo ripeterla, Ho sbagliato. E quindi, mo? Devo andare, che faccio? Dovrei caricare qualcosa, secondo me. Ma aspetta un attimo, io rifaccio un riavvia, non ho capito. No, non ho capito un cavolo, non ho capito. Vai indietro perché devi prendere il carico, ma... Ok, tutto in inglese, peraltro. Ok, io vado a marcia indietro, quindi. Andiamo a marcia indietro.
No, questi sono i freni. Andiamo con marcia indietro, va. Le luci com'è che si premevano? Ok, 1 e 1, 2. Ok, le luci ci sono. Vai a prendere indietro a prendere i vagoni e attento al rosso. Ok, sì, non ti preoccupare. Il rosso lo vedo. Comunque c'è una potenza sto diesel che è la fine del mondo, eh. Accelera tantissimo, accelera. Gli dai un colpettino e è un attimo proprio. Un colpettino di gas e lui, pium! Per frenare usa il freno nero. Ah, ok. Posso usare anche il freno nero. Ok, posso andare anche un po' più forte. Devo andare lì, devo andare. 88 km. Non si vede niente, non si vede. Ok, così è pure freno, eh. Il rosso, se vuole mettere tutto indietro, è freno. Uso il tasto blu per andare avanti e indietro. Sì, comunque ci sto andando indietro. Mo' vediamo un po' come si sistema le cose. Io mo' gli do un altro colpettino in giù. Vedete, basta solo il rosso, perché questo qui mi sa che è il freno della locomotiva. Sì, ci può stare allora. Beh, l'importante è che mi fermo lì davanti. Troppo presto mi sono fermato però, eh. Mi sono fermato troppo presto. Ok, questo qui è giallo. Vuol dire che se questo è giallo, il prossimo è rosso. Questa me la ricordo. Però non me la ricordo benissimo. Peraltro, rosso. Ok, vedi qua. Mi devo fermare lì, mi devo fermare. Ma arrivo piano piano. Oh, ci metto un po' di più, chi se ne frega. Devo arrivare a 11, sono già a 12. Va bene, non fa niente. Intanto suono che sto arrivando. Intanto quello lì non è che guarda la parte giusta, guarda la parte sbagliata, quelli pirla. Dov'è che mi devo fermare? Peraltro si è messa a piovere in modo incredibile adesso a Bologna. Ok, qua mi devo fermare. Al prossimo 017. Ok, fra un pochino. Fra un pochino mi devo fermare. Io vado un po' più avanti. Meglio un po' più avanti che un po' più indietro. Cioè, meglio che si ferma comunque. Ok, pressione graduale. Ok, c'è bisogno di usare il nero. Fidatevi di me. Questo qui funzionerà bene lo stesso. Ok, devo aspettare. Ok, togliamo qui. Mettiamo questo qui al zero. Se un fulmine colpisce il PC, porca miseria, che sfiga. Tocco le palle, mi tocco. Che faccio, mod? Parto, non parto? Devo premere qualcosa, voi sapete se... Ok, devo andare dall'altra parte, quindi adesso. Fammi vedere se è vero, sì. Quindi questo qui avanti e acceleriamo. Ma insomma, ma non mi ha dato niente, non mi ha dato. Cioè, che sono venuto a fare qua? Cioè, che cosa sono venuto a fare in questo mondo? Boh, non l'ho capito io. Sta cosa non l'ho proprio capita, eh. Che sono venuto, perché sono arrivato qui? Per fare cosa? Cioè, giusto per arrivare a vedere la... Boh. Ma la dovete spiegare sta cosa, eh. Questa me la dovete spiegare voi perché io non lo so. Boh, io non l'ho capita. I vagoni si agganciano al terzo punto, vero? I vagoni li devo agganciare dopo. Quanto manca? 1,5 km. Attento alla velocità. Guarda che figo. Devo cambiare le luci però. Porca miseria, mi sono scordato le luci. Luci davanti, sempre accese. Però non è chiaro, lo vedete qua, queste cose qui non sono chiare. Sì, l'ho cambiato, l'ho cambiato. Devi cambiare le luci. Sì, non vi preoccupate. Con un attimo di ritardo, è la prima volta che faccio una cosa del genere. Dov'è che mi devo fermare? Hamburg BF3, fammi vedere. Hamburg BF303. Sì, questo è. Qua è tutto verde. Io non lo capisco, questa parte qui di scenario non lo capisco proprio. Mi devo fermare fra un pochino, quindi togli un po' di velocità. Va bene così, va bene? Boh. Allora, vado così, dentro la cabina. Sì, entriamo dentro la cabina, se volete vedere la cabina. Ma non si vede niente, non si vede. Devo accendere le luci, lo so, ma aspettate un attimo che accendo le luci della cabina. Ma adesso non riesco. 0,50. Posso accendere però questi qua. Ok. Questo è acceso. Quindi così sta già rallentando. Hai dovuto aspettare per lo scambio. Ah, lo scambio. Non me lo poteva far aspettare da fermo, insomma. Boh, non lo so, io queste cose qui non le capisco tantissimo. Qua secondo voi dove stanno le luci della cabina? Vai a trovarle le luci della cabina. Quali sono questi? Tecnologia
Tergi cristalli, allora saranno questi. No, questo non funziona. Chissà dove stanno le luci della cabina. Ma devo fermarmi più avanti. Ok, allora lasciamolo andare così. Chissà dove stanno le luci della cabina. Possibile che per trovare le luci ci vuole un genio. Tutto scritto strano poi. Free, free. Vabbè, free. I want to be free. Ok, mi devo fermare qua, quindi rallentiamo un po'. Mi devo fermare. Ok, fermati. Ok, mi sono fermato. Non vi preoccupate. Quindi qua mi devo fermare e devo aspettare. Perfetto. Allora, fammi vedere se troviamo la lucina per andare. Sirena. Freno, invertitore, non mi interessa. Non fa ste cose, non ti permettere mai più. Dove staranno le luci della cabina? Ma io le avrei messe in alto. Ok, now reverse the train. Quindi devo tornare indietro. Ma certo che sono simpatici. Guarda. Quindi mo andiamo di nuovo a marcia indietro. Togliamo i freni e andiamo di là. Beh, ma così è proprio da pazzi. Cioè, ma sono esauriti loro. Perché non va sto coso? Vai o non vai? Stiamo andando nella parte giusta, vero? Non vedo dov'è la scritta, porca schifosa. Penso che stiamo andando nella parte giusta. Non lo so. Aspettate un attimo che voglio guardare se sto andando nella parte giusta. Penso di sì, perché ha detto reverse. Ah, ok, mi sta cambiando le cose. Vedete qua, mi sta cambiando tutto lui. Guarda che figata. Sto facendo... Ah, devo cambiare le luci del treno. Ok. Devo fermarmi dove? Ad Ansen... Non lo so dove devo fermarmi. Sto andando alla parte giusta. Però ho detto reverse. Non lo so. Sapete, questo qui non lo so proprio, non lo so. Torniamo di nuovo in cabina, che voglio vedere se riesco a beccare le luci. Bottoni inutili, come sempre. Non li mettete per niente i bottoni, no? Se sono inutili. Guarda, non riesco a trovare le luci. Peraltro non è semplice giocare con le luci. Andiamo da quella parte, le luci. Le luci dove staranno mai? Doveva essere un pulsantino qua. Ho scritto tipo luci. Qua c'è un monitor. Lavorare no, Però abbiamo la televisione. Niente, le luci in cabina non le trovo neanche io, non le trovo. E chi le trova? Chi le trova me lo fa sapere, gentilmente. Stiamo attenti, anche perché mi devo fermare a Dansen Faffen. Dove cazzo l'hanno messa quella cosa? Quella. I chilometri si stanno accorciando. Sì, però non è chiaro sto gioco. Cioè, non ti fa un tutorial per spiegarti le cose, per capirle bene. Dici, cazzo, ho preso un DLC nuovo, lo voglio capire. Non lo capisci. Perché sto gioco qui è così, è particolare. Prova in alto a sinistra. Ma io non... Aspettate un attimo che non mi vorrei distrarre. Manca ancora un po'. In alto a sinistra. Ma io lo guardate tutte, lo guardate. Ma non vedo niente. In alto a sinistra. Che non siano quella. No. Quale cazzo sono le luci? Cioè, le luci in cabina dovrebbero essere un pulsantino semplice da raggiungere. Aspettate un po' che devo pure rallentare, oh, porca miseria. Le luci in cabina dovrebbero essere un pulsantino qua. Invertitori, freno d'emergenza. No, freno d'emergenza non mi serve. Ah, intanto mi prude l'occhio, porca miseria. È veramente da pazzi, è da panico sta cosa qui. Teggi cristalli. Questo non funziona, free, non so cos'è sto free. Pulsanti vari, qua cos'è che è uscito? Fari frontali va bene così. Luci interne non c'è, oh. Questo cos'è? Invertitore. Non ci sono le luci interne. Ma veramente, ma si può darsi che non ci siano le luci interne in questo treno del cazzo? Aspettate un attimo che dobbiamo controllare sempre se stiamo andando giusti. Ma come si fa a guardare se sto andando giusto? Ok. 1,74, lì c'è il limite di 40. Forse non ci sono. Ma forse non ci sono veramente. Perché, insomma, è un treno merci, mi sa, questo qui. Un treno di quelli là che... Oh, non me lo chiedete. Non so che dirvi.
Peraltro sto andando bene, sto andando. Prova su free. Ma non posso provare così a caso, perché posso incasinare tutto, posso incasinare. Poi free non vuol dire luci. Cioè, però è bello sto treno, eh. Il treno qua mi piace tantissimo. Quindi io sto andando alla parte giusta. Lì c'è un limite di 40. Io devo andare da questo binario qui e prendere... Poi c'ho 7 minuti di viaggio. Vedete là, devo prendere questi treni, questi vagoni qua. Poi devo andare a Vermsmaquai e poi a Peterensquai. È difficile questo qui, è difficile come, come cosa, eh. Io quasi quasi gli metto il 4% perché ho paura che mi spuntano le cose. Non si vede niente, non si vede. Quanto può essere esaurito uno? Un chilometro, ancora mi manca un chilometro comunque. Posso anche lasciarlo andare. Peraltro non piove più. Chiudi ste cazzi di teggi cristalli. Ok. Io vado, pure che vedo semafori rossi non li so se sono per me o per qualcun altro. Io vado. Io vado. Questo è chiaro. Spero. Guarda che bella però sta zona. Sta zona è molto bella, Sta zona è molto bella. Boh, però. Vediamo un po' se riusciamo ad arrivare, perché qui è particolare la zona. Io vado, ma non mi dice niente, non mi dice. Non so veramente. Hai sentito la multa a un ragazzino di 12 anni? No, non l'ho sentita quella multa. Non saprei che dire. Questi sono i miei. Sono i miei. Frena. Sono i miei, vero sti vagoni? Sono i miei vagoni? No, non sono i miei. Ma che cazzo mi dici allora che sono i miei vagoni? Allora, il prossimo... Allora, fammi capire. Dove devo andare a prendere... Guarda, qui ci sono dei camion che mi aspettano. Ma questi qua mo scendono e mi picchiano proprio. Ma che è questa atmosfera cupa? Due luci non ce le potevano mettere. E che cos'è? Ah, quelli sono... Quelli è il mio carico. Ok, sto arrivando. Sto arrivando. Ok, questo qui dovrebbe essere... Dovremmo esserci, Freno un po' di più. Non so neanche come si fa a collegare i vagoni. Questo è un problema. Ma li premo tutti, li premo. Che me frega. Ok, vai più piano, che se no gli diamo un colpo e li spingiamo in acqua. Ok, così, così, perfetto. Frena ancora di più. Frena un altro pochino. Frena. Oh, frena! Ok, fermo e fermo. E mo? Come faccio a collegarli? Aggancia, come si aggancia? Se non mi dice come si aggancia, io che ne so. Qua si aggancia? Forse devo andare un altro pochino indietro. No, non capisco. Io provo ad andare un altro pochino indietro, vediamo qua. Ok, aggancia vagoni con la A. Ok, perfetto. Adesso posso andare. Ok, devo andare dall'altro verso, devo andare dall'altro verso. Perfetto, acceleriamo. Acceleriamo bene. Mettiamo le luci davanti. Non vedo niente. Si capisce niente in questa puntata. In questa parte poi. Non parte sto treno. Che è che non me lo accelera? Quanto me ne avete collegati? Come al solito mi collegano 2000 vagoni. Mi collegano. Treno piccolo, 100 vagoni. Si vede niente, non si vede. Non c'ho luci, cioè, ma che cos'è? Mi devo comprare una lampadina portatile, mi devo comprare. Mi compro una lampadina così per andare in giro. Mi compro. Il prossimo semaforo è un TV LED 80 pollici 4K con un sistema Android. Magari, mi fermo e me lo rubo. Magari fosse quello. Cioè, non si vede niente, non si vede. Ma poi che sto... veramente, che sto trasportando? Io non l'ho capita sta parte, Se qualcuno di voi ha capito quello che abbiamo fatto, me lo deve spiegare. Perché io non l'ho proprio capito. Il prossimo semaforo diventa un Transformer. Questi cazzi, già io non sto andare dritto per dritto. Comunque accelera pochissimo, sono al 100%, cioè... Sto andando al massimo e non va. Ok. Io intanto suono qua per avvertire questi del camion. Che vi siete scordati le luci accese, pirla. Poi vi svegliate e ci avete pure la batteria scarica.
Io continuo ad andare al massimo perché tanto non accelera sto coso. Ah no, devo stare attento. Sapete perché devo stare attento? Perché mo' in frenata sto coso qui non frena più, non frena. Non frena manco a pagarlo. Sì, con tutto il carico userò i freni neri. Userò entrambi probabilmente. Perché questo qui non lo ferma più nessuno, non lo ferma. Cioè, questo è un mezzo spinto al massimo e buonanotte ai sognatori. Allora, fammelo vedere adesso. Guarda qui, è lunghissimo, me l'hanno messo lunghissimo, me l'hanno messo. Cioè, è un treno piccolino, non mi carichi tutto questo peso. Non ce la faccio poi io. Io dove è che devo andare, mo? E la miseria, 2 chilometri. Cioè, proprio, ci devo mettere 20 minuti, ci metto 3 ore io. Ok, andiamo piano qui, perché guarda qui, è pericolosissima quel puntino verde. Guardate il puntino nella zona verde lì, il segnale che stai guidando bene, quello è pericoloso. Devo fermarmi a Versmanqui 101, ok. Versmanqui 101, perfetto, ho capito dove devo fermarmi. Non è vero che ho capito, però dico che ho capito, tanto che me frega a me. Io posso dire quello che voglio, la live è mia, faccio che cazzo che mi pare. Allora, questo è Elbruck. Non devo fermarmi qua, più avanti mi devo fermare di Elbruck. Va bene, più avanti di Elbruck mi fermo. Il prossimo semaforo. Allora, hanno fatto un film sui treni fuori controllo. Mamma mia, qual è un film sui treni fuori controllo? Mi devi scrivere il titolo adesso. Non basta mettere lì dei commenti così buttati a caso. Ma adesso che hai scritto che hanno fatto un film, mi devi dire il titolo del film, perché queste cose mi piacciono. Andiamo a 60. Ma sì, dai, ci proviamo. Ciao Mario, ci vediamo alla prossima live. Dovrei fare i compiti, ma devo seguire la tua live. Sì, Emma. Ma devi seguire la live, no, non puoi rinunciare. Cioè, tanto abbiamo finito, ormai vi portiamo lì e abbiamo finito. Cioè, se ci riusciamo, non è sicuro ancora che ci riusciamo. Quindi, vediamo un po'. Io qui non accelero, accelero un pochino di più, va. Ma accelero anche un po' di meno, chi se ne frega, meglio più piano. Devo arrivare ai 26, arrivo ai 29. Mamma mia, il film è unstoppable. Mamma mia, che film, poi proverò a guardarlo. Allora, unstoppable. Vabbè, vediamo un po'. Perché io prima di guardare un film faccio delle ricerche. Io prima vado su IMDb a vedere se ha un voto alto, se ha un voto basso non lo guardo. Quindi io prima vado su IMDb, guardo gli attori, guardo il cast, e poi vado a vederlo. Se no non lo guardo. Se il voto è basso non lo guardo. Lo guarderò, però solo se il voto è alto. Se il voto è basso non lo guardo. Con il treno di prima tutto ok. Danny, Gianni, il treno di prima tutto ok. Questo qui invece non tanto ok. Questo qui stiamo facendo del danno. Però vediamo un po'. Il prossimo semaforo non esiste. Meglio così che non esiste, perché se non esiste vuol dire che noi possiamo passare tranquilli. Quindi io mi devo fermare qui fra Versman qui. Sì, ok, qua mi devo fermare. Avanti e indietro, qua non ci ho capito niente. Qua, avanti e indietro mi sto esaurendo io con lui. Allora, questo qui mo dobbiamo rallentarlo, perché devo fermarmi a 0,63. Fra un po' mi devo fermare, quindi rallento un po', va. No, però frena bene, frena, dai. Guardate qua, sta frenando abbastanza bene. Non ho messo neanche il freno. Vado così. Vediamo se ce la faccio a fermarmi. Sì, dai, ce la dovrei fare. Casomai attacco anche il freno verde, nero, voglio dire. Dovrei farcela. Il protagonista è Denzel Washington. Allora è un bel film. Ciao, Superat. Allora, se io proverei ad andare un po' più veloce. Sennò qua siamo già in ritardo di 20 minuti. 3 minuti, però 30 minuti va bene. Accelero un po', che siamo proprio lenti. Versman qui, qua mi devo fermare io, vedete qua mi sto fermando troppo. Ho dovuto accelerare. Quindi mi devo fermare in questa piazzola, va bene? Boh, non lo so neanche. Allora vado così, io lascio, metto i freni. Devo aspettare forse, ma no, non ci sono semafori. Non lo capisco io oggi, oggi mi fa esaurire proprio. Ok, cominciamo a rallentare. Ok, così. Ok, guarda che sto facendo anche una bella frenata. Una frenata proprio morbida. Devo andare un po' più avanti. Vai un po' più avanti, gentilmente. Ho frenato troppo presto,
Posso frenare anche qui comunque. Io mi fermo qui, mi fermo. Ok. Si è fermato. Perfetto. Quindi mi devo fermare qui. Devo aspettare che lui mi dice di andare. A te piacerebbe comprare le linee dei treni in Canada? Ma sì, certo, me le compro, mi faccio mantenere dai treni canadesi. Va bene. E poi devo andare a Petersman qua lì. Ma io qua devo stare fermo quanto? Ok. Reverse. E devo andare indietro quindi adesso. Ma porca miseria, mi stanno facendo fare avanti e indietro, le ammazzerei. Quindi reverse tutto. E acceleriamo. Devo andare a marcia indietro adesso, di nuovo. No, questo non è passeggeri, questo è un treno normale. È un treno non passeggeri, questo è un treno merci. Adesso è difficile perché io non vedo la punta. Questo è difficile come storia. Questa è veramente bruttina, eh. Perché mo devo stare attento al segnalino lì sotto. Ah, me l'ha fatta esaurire comunque. Me l'ha fatta esaurire alla grande proprio. Cioè, guarda lì. Questo è merci. Prima abbiamo preso i passeggeri. Peraltro ce n'era uno che era poco raccomandabile. Io non accelero tantissimo perché ho paura di non riuscire a fermarlo poi. Allora, vado di qua. Oh, adesso non fa caldo, ma fa freddo. Allora, vado di qua. Frena, frena, frena. Guarda, questo qui è impossibile proprio. Quindi non acceleriamo troppo. Quanti gradi di a Bologna? Buh, forse 10, meno di 10, non saprei. Premi 3 per prevedere la fine del treno. 3. Che figata! Che figata! Ma come torno lì? Ok. Ok, mi avete emozionato. Non mi emozionate così tanto. Vi prego. Ah, sì, perché 3 è quello. E questo è 2. Ok. Comunque sì, dai, ci sto. Non riesco a capire dov'è che dobbiamo andare. Dobbiamo fare 0,40 km. Così piano piano ci mettiamo tantissimo. Ciao Mito, come va? Boh, abbastanza figo. Abbastanza figo, sì, abbastanza bene. Non so neanche parlare. Perché stavo leggendo l'altro commento che c'è scritto: prendi una sedia figa da gaming. Hai i soldi? Chi li prende? Le luci, una cosa, una peggiore dell'altra, le luci. Sono veramente, guarda qui che figata. Però non dovrei usare la cosa, la visuale 3, perché nella realtà non c'hanno la visuale 3. Quindi devo andare così, devo andare. Ok, ci mettiamo di più, perché ci abbiamo messo un sacco. Abbiamo 5 minuti di ritardo, però chi se ne frega. Ah, perché lì c'è la nave, vedi? Devo metterlo sulla nave. Cioè, poi ci sarà una gru che trasporta i container. Boh, non lo so. Scambia le luci. No, le luci sono scambiate, è a posto. Quindi vai di qua, vai di qua. Sì, però accelera. Oh, cazzo, mi sono fermato troppo. Porca miseria. Oggi questa cosa qui era avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Ma è bellissimo. Cioè, se fosse stato fatto in italiano, spiegato bene, con i semafori spiegati bene, avanti e indietro era bello, perché comunque ci devi ragionare. Ciao Alerec, ci vediamo alla prossima. Cioè, ci devi un po' ragionare. Quindi vado fin qua, fermo un po'. Ok, così va bene, 8 all'ora. Devo andare un po' più indietro. Premiamo 3. Lo vedi qua, guarda che figata. Perché qua devi parcheggiare sulla nave. Poi la nave ci sarà tipo dei lavoratori, degli scaricatori, non lo so. È tipo una ferrovia che arriva sul porto, così c'ha il collegamento completo. C'ha il collegamento con tutto. Ok, allora io devo andare un altro po' indietro. Bello però, sapete cosa? Mi ha fatto esaurire, però mi ha fatto usare tanto il cervello. Perché devi stare attento, cioè è stato bello. Sono contento. Io vado di qua. Vediamo un po', con calma. Cerchiamo di frenare adesso. Ok, siamo arrivati. 32 metri, io inizierei a frenare. Ma frenerei anche qua, va. Tanto ormai sono dentro. Frena tutto e uso anche il nero, va. Che lo voglio fermare subito. Ma dai, l'abbiamo finito. Bella questa missione. Sì, è vero, bella, bella, bella. Mi è piaciuta. Cioè, molto strana. Strana, non è prendi e vai là. C'è tutto dritto. Qua devi fare avanti, indietro, rispettare le cose. Mi è piaciuto. Ok, perfetto, l'abbiamo fatta. Non mi chiedete come ho fatto a prendere anche la stellina.
XP guadagnati 0. Perché 0? Perché sono arrivato in ritardo. Puntualità, eh sì, quella mi hanno fregato. Ha fregato la puntualità, però va bene. Sì, c'è un, non c'è la visuale 3, ma c'è qualcuno a terra che lo fa. Comunque globale, top 1000. Tutti 1000 fanno. Non si capisce come è possibile che facciano tutti i 1000. C'è una cosa incredibile. Allora, io direi che ci fermiamo qui per questa live. Avete visto le orecchiette? Ci saranno sempre, a meno quando io sarò qui. Quando c'è il G27 non ci saranno le orecchiette, perché comunque, come caspita faccio? C'ho una sola webcam, anzi una webcam che fa anche schifo. Quindi per questa puntata finisce qua, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Vi ricordo che questa live verrà caricata più avanti su YouTube. Vi ringrazio tutti quanti per aver partecipato, per avermi fatto fare due risate assurde con i commenti sui semafori, e ci vediamo nella prossima live. Ciao!